L'argomento che andremo ad approfondire oggi sono le paste molli, quindi quegli impasti che hanno un'idratazione del 65% a salire. Il primo prodotto che andremo a realizzare è la ciabatta di grano tenero e grano duro con idratazione oltre il 90%. Trattandosi di un impasto indiretto, ora andremo a preparare la biga. Utilizzeremo la farina Manitoba Oro con grano decorticato a pietra, lievito compresso all'1% e 50% di acqua fredda. Utilizzeremo un'impastatrice a spirale nella sola prima velocità. Come già anticipato, per realizzare la biga utilizzeremo la farina Manitoba Oro che ci permette lunghe lievitazioni. Verso la farina nella macchina. Aggiungiamo il lievito ed infine l'acqua. Chiudo e facciamo partire la macchina. Impastiamo per 5-6 minuti in prima velocità. Per realizzare l'impasto finale utilizzeremo la biga fatta con i Manitoba Oro al 50% sul totale farina, il 50% di macinato oro della linea origini, 2% di lievito sulla farina aggiunta, l'1% di malto sul totale farina, il 2% di sale sul totale farina, il 90% d'acqua sul totale farina ad una temperatura ideale per ottenere un impasto finale sui 26-27 gradi. Mettiamo nell'impastatrice a due velocità la biga, la rimacinata oro. Inseriamo il lievito mettendolo su un lato della macchina, il sale sull'altro lato della macchina, in modo che non siano a contatto. Aggiungiamo il malto per integrare l'attività diastasica utilizzata dal lievito durante la fermentazione notturna. In questa prima fase versiamo il 60% d'acqua sul totale della farina. Azioniamo la macchina in prima velocità. Trascorso un minuto, facciamo girare la macchina nel senso contrario per raccogliere bene gli ingredienti. Dopo mezzo minuto torniamo a far girare la macchina nel senso corretto. Trascorsi circa 5 minuti, metteremo la macchina in seconda velocità per ancora un paio di minuti per poi ritornare di nuovo in prima velocità e inserire in più volte l'acqua rimasta. Nella fase finale mettiamo la macchina in seconda velocità e inseriamo l'ultimo po' d'acqua. Per togliere l'impasto dalla macchina consiglio di bagnarsi le mani o ungerle d'olio. Controlliamo la temperatura e poi lasciamo riposare l'impasto per un'ora circa. Per proseguire la lavorazione delle ciabatte andremo a spolverare abbondantemente il tavolo, prendere l'impasto e capovolgerlo e spezzare le ciabatte. Ora mettiamo le ciabatte in cella a 35 gradi col 75% di umidità. Una volta che le ciabatte hanno terminato di lievitare, le togliamo dalla cella, le spolveriamo un po' e le inforniamo. Il tempo di cottura delle ciabatte è 35 minuti. Il secondo prodotto che realizzeremo è il pugliese di grano duro, trattasi di un impasto diretto. Per realizzare questo impasto utilizzeremo la semola rimacinata di grano duro della linea origini, il sale al 2%, il lievito al 2%, l'acqua al 70% ad una temperatura ideale per ottenere un impasto sui 26-27 gradi. Inseriamo nella macchina la semola rimacinata. Inseriamo il lievito su un lato della macchina. Il sale sull'altro lato della macchina.
e l'acqua. Chiudiamo la macchina e la facciamo partire in prima velocità. Trascorsi circa 6 minuti, mettiamo la macchina in seconda velocità per affinare l'impasto. Terminato l'impasto, lo togliamo dalla macchina e lo lasciamo riposare circa un'oretta. Misuriamo la temperatura. Per proseguire la lavorazione del pugliese andremo a spolverare il tavolo, ci capovolgeremo sopra la pasta, faremo pesature da 1,2 kg e a sua volta poi andremo a formare il pugliese. Mettiamo a lievitare a 35 gradi con 75% di umidità. Una volta terminato di lievitare il pugliese, lo togliamo dalla cella per infornarlo. Li andiamo ad incidere. A 10-15 minuti da fine cottura apriamo le valvole al pugliese. Ora realizzeremo il filone rustico, l'ultimo dei nostri impasti molli. Trattandosi di un impasto indiretto, ora andremo a preparare la biga. Utilizzeremo la farina Manitoba Oro con grano decorticato a pietra, lievito compresso all'1% e 50% di acqua fredda. Utilizzeremo un'impastatrice a spirale nella sola prima velocità. Verso la farina nella macchina. Aggiungiamo il lievito. Ed infine l'acqua. Chiudo e facciamo partire la macchina. Impastiamo per 5-6 minuti in prima velocità. La biga va preparata in prima velocità per 5-6 minuti fino a quando si sono amalgamati bene tutti gli ingredienti. Nell'impasto finale del filone rustico utilizzeremo il 50% di farina di biga, 50% di nazionale oro, malto all'1% sul totale della farina, sale al 2% sul totale della farina, lievito il 2% sulla farina aggiunta, l'olio il 3% sul totale farina, acqua il 65% ad una temperatura ideale per ottenere un impasto finale sui 26-27 gradi. Per impastare utilizzeremo un'impastatrice a spirale, inseriamo la biga, la farina, il sale su un lato della macchina, il lievito sull'altro lato della macchina, il malto, l'olio e l'acqua. Facciamo partire la macchina in prima velocità. Trascorso un minuto, facciamo girare la macchina indietro per raccogliere bene l'impasto. Trascorsi 5-6 minuti, mettiamo la macchina in seconda velocità. Quando l'impasto è terminato, fermiamo la macchina e mettiamo l'impasto in un contenitore. Misuriamo la temperatura. Per la formatura del filone rustico spolveriamo sempre il tavolo, capovolgiamo la pasta sopra e facciamo pesature da 350 grammi. Una volta spezzato facciamo una preformatura. Diamo la forma finale formando il filone e schiacciando un po' le punte. Terminato di formare i filoni, li mettiamo in cella a 35 gradi con 75% di umidità. Terminati di lievitare i filoni, li togliamo dalla cella e li inforniamo. Li capovolgiamo sugli assi. Inforniamo con vapore. Anche per il filone, a 10 minuti prima della fine cottura, apriamo le valvole.
Trascorsi i 35 minuti sforniamo i filoni rustici. Ricapitolando, abbiamo preparato delle ciabatte ad alta idratazione con 90% d'acqua, prodotto con impasto indiretto, utilizzando la farina Manitoba Oro con grano decorticato a pietra e rimacinato oro. Poi abbiamo fatto un pugliese con impasto diretto utilizzando la rimacinata. Per ultimo abbiamo fatto un filone rustico con impasto indiretto utilizzando la Manitoba Oro con grano decorticato a pietra e un nazionale oro con grano decorticato a pietra. Un altro fattore che le caratterizza è la croccantezza e l'alveolatura. Vi ringrazio e vi saluto e con l'occasione vi ricordo che nel prossimo appuntamento andremo a trattare le paste di consistenza media.